stamane è stata presentata al Palazzo del Turismo la 17ª edizione del Raid dell'Etna, che quest'anno riserverà una tappa importante ad Acireale. La manifestazione internazionale a cui parteciperanno 80 equipaggi provenienti da tutta Europa e dal Sud America attraverserà la Sicilia con un itinerario di oltre 1000 chilometri e quest'anno si presenta con una doppia veste. La prima dal 28 settembre al 4 ottobre è riservata alle auto storiche, la seconda dal 15 al 18 ottobre con il nome di Raid dell'Etna, Porsche Tribute, riservata alle Porsche per celebrare il 40esimo anniversario della nascita della Porsche Turbo. Il Raid dell'Etna quest'anno viene appunto ad Acireale, anche se solo per una giornata, però va bene così. Ringrazio il dottor Espina, l'organizzatore appunto di questo evento, che è un evento appunto internazionale, perché ci sono diverse persone che vengono dal Brasile, dall'Argentina con le loro auto. Spero vivamente di poter organizzare l'intero ride insieme, diciamo, al dottor Espina il prossimo anno, interamente, diciamo, ad Acireale. È un bell'evento ed è anche promozione turistica, soprattutto per il nostro territorio. Questi 80 equipaggi che vengono da tutto il mondo, ne vengono 20 dal Brasile e dall'Argentina, cioè 40 persone che si spostano solo per venire qui da noi in Sicilia. Ci sono 8 equipaggi che vengono dalla Germania, quindi 16 persone, 4 equipaggi che vengono dal Principato di Monaco, 12 equipaggi che vengono dalla Svizzera e tutto il resto dal nord Italia. Noi abbiamo il piacere di ammettere negli 80 equipaggi partenti solo 2 o 3 equipaggi siciliani che ci fanno l'onore e il piacere di essere con noi.